Parenzo. David Parenzo, l'anti italiano. La Francia vince il mondiale, lui è l'unico a esultare. Adesso con tutto, no, Alessandra è simpatica, eccetera, quello che vuoi, ma cosa cazzo c'entra la cassa integrazione degli operai della Fiat pagata in parte dallo Stato con l'ingaggio di Cristiano Ronaldo? Ma ragazzi, ma stiamo impazzendo completamente, siete completamente matti. Ora arriverà un'altra nave e non capisco perché noi si debba essere obbligati a ospitare coloro i quali non l'abbiamo invitato. I migranti che sono stati recuperati in mare devono andare dove vogliono e come vogliono, tranne che venire in Italia. È una sconfitta clamorosa, una grandissima, non una vittoria come dice Salvini, una sconfitta clamorosa. Ragazzi, ma se l'Europa se ne prende carico è finita, continueranno ad arrivare a decine di miliardi. E allora se gli scafisti capiscono, io sono sicuro che Salvini è d'accordo su questo, se gli scafisti capiscono che l'Europa si divide i migranti, dunque una parte li pigliamo noi, una parte ogni tanto per no li prende chi vuole, è finita, è tutto finito, continueranno ad arrivare a decine di migliaia, ancora peggio. Ha ragione quel leader che è il presidente della Repubblica Ceca, che ha detto che è la strada per l'inferno. Sì, ma quali maniere forti, ma voi non cioè, chi scrive queste cose qua? Ma si rende conto che in altri paesi quando fermano qualcuno altro che fermo con le maniere forti? Un pazzo sei, mio idolo no, Mussolini. Ma ti denuncio. Nel giugno del 40, ma non ho nessuno. Ma chi se ne frega? Parenzo, mio maestro. Prendete una bella nave. Sequestratela a Costa Crociere, così tanto. Ma perché poi? Mettetela al largo di Lampedusa. Tutti i migranti che arrivano. Poi? Si fanno mettere lì dentro. Miniscalco, a me non quello che dici tu, chi sei o chi non sei, non me ne frega. A me sembra miniscemo questo. Non me ne frega assolutamente nulla. O tu cambi, o sei licenziato. Chi c'è? Poco da fare. Vabbè, Gianluca, ciao. Marcello da. Vai a cagare, vai. Marcello da Bari. Vai, Marcello. Mamma. Ha preso in giro gli operai. Della Fiat, che è una vergogna assoluta. Esatto. Luciani, ti devi vergognare. La Juventus per Ronaldo è il cosiddetto piano B, perché il piano A era la società sportiva Calcio Napoli. Io da tempo ho ragione. E che cosa, mio nipote? Che cosa, mio nipote? Senti, per cortesia, Beppe, fallo tacere, che non ne posso cosa? Più di lui. Fallo tacere. Non lo sopporto proprio. Che mio nipote? Una volta per tutte. Mio nipote ha studiato a Londra, allora, mio nipote. Vitalizi e vampiri sono la stessa cosa. Per allora, vitalizi vampiri. E vampiri. Mamme sono sempre incinte, matematicamente incinte, e tutti vengono a sformare figli da noi? Punto di domanda. Questo è il discorso. Vorrei una risposta da Beppe, non dall'altro. Hanno sete, hanno scappano da tutto, però si divertono a fare figli. Fanno figli come conigli. Sono sempre sistematicamente incinte. Basta, non c'è niente da fare. Ma lei è stata mai incinta, signora? Ha sfornato sto cazzo di nipote che è andato a Londra. Fai a sentire, fai schifo. Sto nipote. È meglio che tu taccia per sempre. Questo una nipote. Metti il cerotto sulla bocca e finisci là, basta. Senta, non adorata nonnina. Adorata nonnina. Vergognati, quante barconi arriveranno qua. E noi naturalmente ce li teniamo. Sì. 138 bambini senza genitori. Sì. Chi li manterrà tutti questi? Chi li farà crescere? Non lo so. Perché non sopporti quelle incinte? Non ho capito. Cioè, quelle che arrivano incinte. Ma perché dico io? No, io parto da un presupposto. Sì. Che se uno non ha i soldi per mantenere i figli, non ne fa, non può far figli ogni 9 mesi. È fattuale pure, è fattuale anche questo. Cioè, se tu non c'hai un euro per mantenerti vivi in povertà, non fai figli. Cioè, anche questa allora, è li portano qua per farci mantenere qua. L'altro giorno, in un posto della Caritas, della Caritas, hanno fatto un blitz. E naturalmente hanno trovato questi qua, ospiti, naturalmente sappiamo da dove vengono, naturalmente. E praticavano con la droga. Punto e basta. E loro naturalmente, no? Naturalmente. Ciao Mariella. Naturalmente c'era magari suo mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master. Ho parlato dei falsi migranti, sacchetti a perdere, forse ha urtato la suscettibilità di qualcuno di Facebook questa mia espressione colorita, sacchetti a perdere, perché di sacchetti a perdere si tratta. Io vorrei che qualche signorotto dei promessi sposi, come una volta, chiamate Don Abbondio, il prete, questo matrimonio non sa da fare con i riottosi, falsi democratici, dov'è la democrazia? Impedite
ad una persona di essere se stesso. Allora questo mi fa capire una cosa, che Facebook è in mano alla sinistra, non c'è altra chiave di lettura. Facebook in mano alla sinistra, poi sarà piglia con Zuckerberg, anzi con Zuckerman, senti. Con tutti i problemi che hai, Zuckerman, vai a pensare a Enzo Spatalino. Ma si vede che qualche compagnuccio rosso di sinistra, hanno in mano tutto, hanno monopolizzato tutto, i loro clienti dappertutto. Vergognatevi! Ma ci sono delle persone che vengono qui e approfittano del nostro sistema, fanno quello che vogliono loro. Quel tipo, quella tipologia di persone, alla napoletana noi diciamo così, sono sacchetti a perdere. Ma chi è di Parenzo? Spatalino. Non ti vergogni? Come mai tu sei collocato lì? Ma come sei collocato? La gente che vale collocato dove? E non trova lavoro. Ma con chi, Cruciani? Con chi stiamo parlando, Cruciani? Chi è? Cos'è? Cos'è? Tu ti dovresti vergognare, tu non vali niente. Spatalino a Padova, sappiamo pensate chi sei. Ma chi c'è, come sei andato avanti? Chi ti ha portato avanti? Perché se ci fosse la meritocrazia, tu non saresti neanche buono di gestire un condominio. Scusate, ma Spatalino, migranti che vengono qui a stuprare le nostre donne, a rubare, a saccheggiare, a fare quello che cazzo vogliono loro. Ecco, quelli sono sacchetti a perdere, sono protetti da tipi come Cruciani. No, Cruciani, questo è il dramma, caro Cruciani. Giuseppe, che ci sono persone Giuseppe, come io non lo conosco, non l'ho mai conosciuto, caro Giuseppe, che vedi? La bocca, fatti, che non sa cosa fatti vuol dire lavorare, dei dubbi. Non sa fatti cosa vuol dire lavorare, Parenzo, hai capito? Spatalino, lui ha sempre Spatalino avuto le spalle coperte. Spatalino, il raccomandato di ferro ha parlato, il santone. Querela, vergognati Parenzo, vieni a confrontarti qui a Padova. Sono pronto con chi? Ad avere un colloquio con te. Ma come faccio a confrontarmi con un gabinetto? Ma cosa dici? Ma io non mi metto a parlare con un bagno alla turca. Scusa, no, il bagno è Spatalino. Spatalino, fermi, Spatalino, perché Spatalino. I falsi Spatalino profughi, come li tratteresti tu i falsi Spatalino profughi? Ma perché chiami Spatalino? Spiega, perché Spatalino? Cosa ha fatto Spatalino? Non li farei venire. Ma dove? Bisogna curarli. Lì dove? Bisogna curarli, Giuseppe. Bisogna curarli lì a casa Giuseppe, loro. Vi conoscete, signore? Ma io mi dammi Giuseppe. L'Europa se ne frega. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Vorrei un Trump con le palle, capito? Un Trump pure, sì. Rispetto, disciplina. Noi non vogliamo invasori, perché vogliamo salvaguardare la nostra cultura. Io le tasse le pago per gli ospedali, per le scuole, per le strade, per le pensioni, per i poveri. Non le pago per far venire gli africani in vacanza qui in Italia, porca puttana! Ma come cazzo fate a non capirlo? Il fatto che più una parola viene bannata, più forza acquisisce, più tu utilizzi quella parola, più perde il suo significato controverso. Sta lì in quel posto perché è un raccomandato del cazzo. Gran tu e tua madre che ti ha messo un culo e smandrata. Hai capito? Fermi. Grandissima figlia. No, fermo, fermola. No. Finalmente chiudi. No, io dico, stavo diventando una nazione non più quella che era l'Italia. È un modo normale di dire ci vuole baffino, da quello che ho capito da questo sì, cosa c'hai in bocca? Sì, ci vuole il ritorno di baffetto. Pure sarebbe facile mettersi in contatto con qualche ONG, dico scusi, posso salire sulla vostra nave in qualità di supervisore democratico? Non mi pare di averli visti tutti questi corpi catapultati sulle navi dell'ONG fino adesso. Non mi pare che pulluli di scrittori, di intellettuali, tutti sulle navi dell'ONG. Non mi sembra che ci sia, come dire, una moria, una teoria, per dirla con le tue parole, una teoria, cioè una fila di persone pronte ad imbarcarsi su quelle navi. A parole, a chiacchiere, ma lo voglio vedere, perché il signor Veronesi mi sta anche simpatico. Lo voglio vedere in azione, andare, chiamare un RG, registri le telefonate. Nome di colui che ha fatto questa cosa. Lo frullerei nel secchio come lui ha fatto con Lucky. Senza ombra di dubbio, perché non se lo meritava. Se mi senti, devi morire lentamente, come hai fatto col cane. Ma mi se io da piangere? No, perché? Sì. Perché piange? Perché pensa alle sofferenze di Lucky. Giustizia! Giustizia! Se
questa persona ce l'avesse qua davanti ora, lei cosa farebbe? L'ammazzerei dei botte, ma dei botte, lei. Piano piano. No, io in galera no, l'ammazzerei dei botte. Morto proprio. Morto, piano piano. Morto. Scusa, prima sì, di finito, sì. Questi gabinetti che chiamano in radio. Sì, certo, quelli che chiamano, non quelli che ascoltano. Certo, giusto, corretto, ha sentito bene, giusto. Esattamente. Ah, quindi confermi. Sì. Beh, allora confermi. Potrei dire quel cesto di Parenzo che parla alla radio. Vabbè, mi pare una cosa anche questa non nuova. Non mi pare anche questa una cosa non nuova. Ok. Allora, come diceva Parenzo, facciamo una sintesi generale. Da una parte abbiamo gli italiani che sono rotti il cazzo di tutta questa situazione, perché da una parte ci sono gli africani che ci stanno letteralmente invadendo. Provocazione, per dire che alcuni problemi di Napoli sono irrisolvibili, ci vorrebbe, come dire, un colpo d'ala, ci vorrebbe un colpo anche, no, a sorpresa. Deve dire, i politici bisogna condannarli a morte. Ma adesso perché a morte. Hanno fatto bisogna condannarli a morte, che sei geloso. Sì, sì, tu parli così perché vuoi anche tu il vitalizio. Io sono populista. Che... se il populista sono io guarda, ti dico una cosa, sono sempre di sinistra. La sinistra ha rovinato la classe operaia italiana. Viva i vibratori, abbasso il comunismo, ragazzi, ha ragione quello della festa dell'unità. Domani, ciao.